Ciao a tutti, sono Marco Ciofalo e l'oggetto di cui parlerò oggi è il nuovissimo microfono della Tuxtar GL100 USB, distribuito in Italia da Frenexport. Allora, io partirei subito con l'illustrarvi il contenuto della confezione, una comodissima custodia in tessuto, treppiede da tavolo, cavetto USB, mini USB. E ovviamente il microfono sul quale per comodità ho già montato il raccordo per le aste microfoniche. Il Tuxtar GL100 USB è un microfono a condensatore ipercardioide, ha una risposta in frequenza che va dai 20 Hz ai 20 kHz e un paio di caratteristiche a mio avviso molto molto interessanti. La prima è che è possibile attaccarlo, essendo plug and play, è possibile attaccarlo al computer senza la necessità di installare alcun driver, quindi viene immediatamente rilevato, installato sia da Mac che da PC, quindi da Windows, e non è necessario fare altro. Altra caratteristica interessantissima la presenza di una scheda audio integrata all'interno del microfono, quindi è possibile attaccare delle cuffie, qui c'è l'attacco per il mini jack stereo, e utilizzare lo stesso come monitor durante la registrazione. Il Tuxtar è un oggetto che può essere utilizzato in infiniti modi, diciamo per infinite esigenze, scusate, per la voce, per registrazioni radio, podcasting, chiaramente anche riprese amatoriali, doppiaggi amatoriali. Comunque, è un oggetto che, qualitativamente parlando, va ben oltre quelle che sono le aspettative, uno chassis in metallo che preannuncia una qualità costruttiva di alto livello e la componentistica è di alto livello. Ho avuto modo di provarlo e considerando il prezzo che è al di sotto dei 100 euro, devo dire che si comporta più che bene e che non teme la concorrenza di oggetti che costano 5-6 volte tanto. Beh, che altro dire? Il Tuxtar è un oggetto che trovate e che troverete a breve distribuito appunto in Italia da Frenexport. Visitate il sito per maggiori informazioni e beh, direi che per oggi questo è tutto. Provatelo. Ciao.